Nel 2019 il mercato delle soluzioni per la Connected Car ha confermato le aspettative, registrando una crescita del 14% e arrivando a toccare quota 1,2 miliardi di euro, potendo contare su 16,7 milioni di veicoli connessi, oltre il 40% del parco circolante in Italia. A prevalere in termini di diffusione sono i box per la localizzazione e la registrazione dei parametri di guida con finalità assicurative, anche se la crescita è trainata principalmente dalle auto nativamente connesse tramite SIM o connesse con sistemi Bluetooth a bordo veicolo. Non ci sono dubbi sul fatto che l'innovazione digitale porterà a una profonda trasformazione nel settore automotive. Sono numerosi i trend che si stanno affermando a livello internazionale. La connettività integrata a bordo veicolo, in grado di abilitare nuovi servizi per gli utenti. L'avanzata di nuove logiche di utilizzo condiviso contrapposte alla proprietà dell'autoveicolo. L'avvento dei veicoli elettrici in sostituzione di quelli tradizionali. La trasformazione del viaggiatore che da conducente dell'auto passa al ruolo di passeggero. E anche la smart mobility è un tema considerato molto rilevante. A fine 2019, più di un comune su tre tra quelli con popolazione superiore ai 25.000 abitanti aveva avviato almeno un progetto smart mobility nel precedente triennio, mentre ben il 39% aveva già intrapreso iniziative di questo tipo prima del 2017. Emerge quindi, come solo in un caso su quattro, i comuni non abbiano avviato alcun progetto di smart mobility. Ma cosa spinge oggi i comuni ad avviare progetti di questo tipo? Il raggiungimento di benefici legati alla sostenibilità ambientale si colloca al primo posto, con l'obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti in tutta l'area urbana. Ma anche l'attenzione verso i servizi erogati al cittadino rappresenta un forte traino per l'avvio dei progetti. Il miglioramento dei servizi esistenti, 24%, e l'introduzione di nuovi, 12%, sono rispettivamente al secondo e quarto posto tra gli obiettivi dichiarati. Le applicazioni oggi più diffuse sono legate principalmente alla mobilità elettrica e ai servizi di sharing, seguiti dai progetti per la gestione dei parcheggi e del traffico, spesso in grado di abilitare benefici tangibili per la comunità in termini di efficienza ed efficacia. L'intelligenza artificiale giocherà sempre più un ruolo chiave, aprendo nuove opportunità di utilizzo dei dati raccolti. Al riguardo, si assiste al lancio sul mercato di un numero crescente di soluzioni che integrano piattaforme avanzate di analisi dati e algoritmi di intelligenza artificiale molto evoluti. Gli ambiti di impiego sono numerosi, con l'obiettivo di soddisfare, e in molti casi anticipare, i bisogni di aziende e consumatori. I numeri del mercato trovano riscontro nel comportamento dei consumatori italiani. Si registra un ottimo livello di conoscenza. A fine 2019, il 75% dei rispondenti all'indagine ha sentito parlare almeno una volta di smart car o auto connessa. Parallelamente alla conoscenza, anche il risultato riguardante la diffusione è positivo. Il 61% dei consumatori possiede almeno una delle funzionalità smart per l'auto. Ai primi posti tra le funzionalità più diffuse si collocano i sistemi per facilitare le manovre di parcheggio, gli assistenti vocali e i sistemi di assistenza alla guida. La sicurezza rappresenta la priorità degli utenti per l'auto del futuro. I benefici sono chiari e quantificabili e i sistemi ADAS giocheranno un ruolo fondamentale per l'intero paese. Guardando i risultati derivanti da un modello sviluppato dall'osservatorio, si può osservare una riduzione del numero di incidenti, vittime e feriti compresa tra il 28% e il 32% e un risparmio economico associato di 3,3 miliardi euro annuo per l'intero paese. E anche i servizi di sharing mobility possono concretamente migliorare la vita dei cittadini. Ad esempio, ipotizzando l'utilizzo di car sharing in città e del noleggio a lungo termine fuori città in alcuni weekend, è stato stimato un risparmio economico annuo di ben 1.300 euro auto per utente. Si sono inoltre valutati i benefici ambientali derivanti dall'utilizzo di un servizio di bike sharing in sostituzione dell'auto di proprietà. A Milano, considerando il parco auto circolante e che il 10% dei consumatori italiani sarebbe disposto a cedere la propria auto per utilizzare servizi di bike sharing, si otterrebbe una riduzione annua di oltre 100.000 tonnellate di CO2. L'innovazione portata dalle start-up in questo settore genera grande dinamismo e profondi cambiamenti sono in atto.
Nel corso della ricerca sono state analizzate 181 startup che hanno sviluppato soluzioni smart car e mobility operanti in Italia e all'estero. Uno dei parametri che evidenzia un trend di crescita tra i più importanti negli ultimi 3 anni è sicuramente il finanziamento medio annuo, che registra un più 9% tra 2017 e 2018 e un più 35% tra 2018 e 2019. Tutto ciò rappresenta un chiaro segnale dell'interesse degli investitori nei confronti di questo crescente fenomeno.